mi ci trovo davvero bene, mi piace. Grazie. Dimmi. Non ce li ho, mamma. Siamo tutti che alla base di un buon make-up c'è una buona skincare. E soprattutto quando andiamo a scuola, mi ho appena finito di fare skincare perché è mattina, quindi ancora meglio. Sì, sono un po' rosse magari qui o qui, ma è perché ho fatto baffetti e sopracciglia. Anche io purtroppo non ho appena fatto skincare perché è pomeriggio, però comunque l'ho fatta la mattina. Quindi vado comunque con una crema idratante. Questa qui è quella alla bava di lumaca di COSRX. E mi ci trovo davvero bene come crema pre-makeup, perché va a fare un effetto molto dewy, glowy, luminoso. Idratando bene la nostra pelle prima, questo sarà un makeup che vincerà 1-0 contro la Scolaire, l'aria scolastica che rovina tutti i makeup. Dopo la crema idratante, crema solare. Questa qui va bene anche sopra il make-up, però comunque io preferisco sempre metterla sotto, così non mi devo preoccupare. Mi raccomando sempre mani pulite. Questi qui io li amo davvero un sacco. E ho un codice sconto per questa marca che si chiama Han. E ho tutte queste cose un sacco carine anche per viaggiare. Dopodiché andiamo con un primer. Io vado a utilizzare questo primer qui di Overskin e ne metto un bel po'. L'ho provato, raga, davvero fantastico. Vi giuro, minimizza i pori in un modo assurdo e fa restare il make-up fino alla vostra morte. E anche un leggero colorito, quindi uniforma anche l'incarnato. E in più, avendo dei principi skincare all'interno, mi ha aiutato un sacco anche con la pelle. Da quando lo uso ho notato che i pori sono molto minimizzati rispetto a prima. Come potete vedere qua, un po' un cono di unicorno, ma va bene così. Che adesso che abbiamo la pelle bella idratata possiamo cominciare. Ho capito che è meglio non coprire i brufoli quando si va a scuola, perché cioè almeno io dopo un po' ho un sentimento di tipo pesantezza che non amo particolarmente. Ecco, vi consiglio di utilizzare un correttore un pochettino più secco, perché quando usavo questo sentivo un sacco di pesantezza. Così come un ottimo correttore, ma per andare a scuola con l'aria scolastica che rovina i nostri make-up, ve lo sconsiglio. Quindi andiamo nei punti strategici. E poi per il naso, se avete il naso un po' secco, i contorni del naso un po' secchi come me, fate questa cosa che è davvero utile. Vado con le dita per maggiore coprenza rispetto alla Beauty Blender. Direi che siamo assolutamente più coperta adesso. Sento un po' in Vogue Beauty Secret. Questa cosa ci piace. Ok. Ok. Che vado con il bronzer. Questo qui è quello di Rare Beauty. Ve lo consiglio un sacco. Vale tutti i soldi. È burro praticamente. E ne metto davvero poco. Un po' qua sulla fronte. E non vado a fare contour al naso, perché l'aria scolastica lo fa un po' notare. Quindi ne metto davvero poco, giusto per sembrare un po' più sveglie ed avere un'aria un po' più abbronzata. Dopodiché vado con la blender. Il correttore io lo metto dopo, però dato che la Scolaire mangia tutto il make-up, ci si mette dopo il bronzer, almeno
si nota di più. Dopodiché, una tecnica per non fare assolutamente andare via il vostro blush è metterne prima uno in crema. Adesso vi faccio vedere quale utilizzo io, e poi uno in polvere. A me piace un sacco questo qui, in questa colorazione, Pixie On The Glow Blush, e colorazione Ruby, credo. Colorazione Ruby. Poi comunque vi metto in bio tutti i prodotti che ho utilizzato. Sfumarlo con questo pennello che è di Wycon e dal mio prefe. Fa quasi tante docce quanto me. Vedete? Bello questo blush. Non lo metto sul naso, anche se di solito lo faccio, perché mi sembra che l'area scolastica lo faccia un po' ingrandire, cioè dia tipo effetto naso un po' ingrandito. Quindi lo metto solo qua, sulle tempie, e al massimo con quello in polvere, che è un pochettino meno pigmentato, ci vado anche sul naso. Dopodiché... e vado con una cipria in polvere compatta, questo è un camisante, e vado a usare questa qui di Dior, mi piace un sacco, ogni volta che la uso penso a quanto costi, e con un pennello vado a fare un soft baking. Io sono solita fare un bel bakingone, però l'area scolastica non sta tanto bene, quindi vado un po' qui sotto gli occhi, perché a me lacrimano spessissimo gli occhi, quindi qua abbondo. Poi nei punti soliti, fronte, naso, il mento. Io però non so purtroppo stare senza il baking qui, quindi io lo faccio. Aspettate. Soprattutto dato che non ho fatto il contour. Io sono una full face girly, raga. Carina. E dopodiché vado con le sopracciglia. Sopracciglia, io non uso niente di che. Uso questo qui, Ritual Fixing Mascara di Astra. È tipo la terza volta che lo compro. Molto carino, raga. Mi piace. Fa quello che deve fare. Tira su bene. E... quando magari dei giorni non voglio mettere il mascara, lo uso anche come mascara trasparente che separa un po' le ciglia. Ok, non lo lascio troppo il baking perché sennò poi non sta bene, perché l'area scolastica non lo rende bello. Raga, ma questa cipria, cioè il mio naso non era così prima. Poi comunque faccio vedere bene la luce, perché per truccare purtroppo la luce la devo mettere più sullo specchio rispetto allo schermo del telefono, quindi dopo vi faccio vedere bene il risultato. Allora, passiamo alle polveri. Io non ho un bronzer in polvere, ho un contour in polvere, devo comprare. Blush in polvere, i miei preferiti sono questi qua, questo qui di Too Faced, questo qui di Dior. Questo di Too Faced è molto pigmentato, ha un odore buonissimo, ve lo giuro. Quindi per la scuola mi sono trovata molto bene in questo qui di Dior, che è il famoso. Questo qui è ancora l'edizione vecchia, raga, l'ho usato tantissimo, quindi un po' meno pigmentato rispetto a quelli nuovi. E colorazione Rosy Glow, mi ci trovo davvero bene, mi piace. Ne prelevo un po', lo porto da qua. Io non capisco la gente che si lamenta di questo blush. A me personalmente piace, fa quello che deve fare, secondo me. Mi piace. Vado poco poco sul naso, e per dare un po' di continuità anche qui, mi piace molto. Poi per gli occhi, io di solito faccio sempre una codina di eyeliner marrone, mi piace un sacco, mi aiuta un sacco questa cosa, fa tipo effetto allungato, quasi non si nota. Quindi faccio, parto da qui, la faccio molto sottile. Fatto, neanche si vede. Raga, che bello. Il mio go to, e uso questo eyeliner qui
Lash Princess di Essence, marrone appunto, mi trovo molto bene. Di solito io faccio combo eyeliner marrone, mascara marrone. Di mascara marrone ho questo qui di Kiko. Però i miei mascara, proprio che durano tutta la giornata, dovete tenerli per giorni, vi dureranno tranquillamente, per settimane, mesi, quello che volete. Sono questo qui, è il mascara di Bella Oggi, blu, preso da Ticotà. E questo qui invece è lo Sky Eye, famoso, di Maybelline, l'ho preso alla Coop. È incredibile come i mascara più belli siano quelli low cost. Assurdo. Vado di questo qui, che mi piace un sacco, ve lo giuro, cioè di Bella Oggi, ma è fantastico. Questo è lo scovolino. E vado soprattutto alla fine delle ciglia per fare effetto. Raga, ma si è parlato di questa mascara? Fatto. Dopodiché per le labbra, io quando mettevo la matita, quando metto la matita per andare a scuola, mi ci trovo male perché devo sempre stare lì a livello. Quindi opto per qualcosa che sia anche idratante, perché almeno le labbra rimangono idratate durante la giornata. E perché odio tornare labbra secche, aride da scuola. Quindi uso questo qui di Laneige. Raga, io lo amo. Non ho mai comprato le maschere. Gente dice che siano bellissime, mi date un sacco. Gente dice che fanno schifo, non sono buone. Ma questo, vi giuro, io lo amo. L'illuminante non amo metterlo a scuola perché fa vedere tanto, tipo, i pori e la grana della pelle. Ad esempio non userei mai questo qui di Chiara, perché lo amo, ma è molto effetto wet e fa notare un po' la grana della pelle, quindi preferisco usarlo di sera magari. Quindi vado con questo qui liquido di Rare Beauty e lo metto un po' sul naso e basta. Cioè, solo sul naso e all'interno degli occhi. Non lo metto sul qua perché abbiamo un glow naturale dovuto alla skincare e alla nostra pelle e al makeup che abbiamo usato, quindi non c'è bisogno. Negli occhi prendo questo pennellino minuscolo, prelevo un po' e lo vado a mettere qua, un po' Victoria's Secret Angel, capito? Do un pennellino molto piccolo per non fare effetto tipo matita Jumbo di NYX, che ve la siete messa lì e non l'avete sfumata. Questa cosa vi farà sembrare molto più svegli, che è quello che ci serve quando andiamo a scuola. La persona, la cosa, lo spray che vi farà restare il vostro make up tutta la giornata. Muovete il mascara secco e non vi dovete preoccupare per il vostro make up. Gli unici di tocchi che dovete fare saranno labbra e sopracciglia magari. Eccoci qua. Magari non andate vestite come sono vestita io a scuola, però il make up, vi giuro, quello perfetto. E niente, questo è il make up alla luce naturale. Spero di esservi stata utile e se lo ricreerete per il back to school scrivetelo nei commenti e ditemi come vi ci siete trovate, se è school air proof e se ha vinto il vostro make up contro l'aria scolastica e se vi sentite carine.